Ok, iniziamo. Posizione di quadrupedia. Incurva la schiena, piega i gomiti e inarca. Ancora. Incurva, piega i gomiti, scendi e inarca. Quindi, a braccia tese in curva, piega i gomiti, stendi le braccia ed inarca. Espirando in curva, inspirando inarca. Continua. Tre, due, uno. Ora inizia con una mobilizzazione della colonna con un movimento di circonduzione del bacino e delle spalle. Ruota il collo, la testa segue il movimento del bacino, lo effettueremo prima in un senso, ora in un altro. Ancora 10 secondi, occhi chiusi e respira. 3, 2, 1. Ora scendi pancia a terra, sali in cobra facilitato, distendi poco le braccia e scendi. Spingi con le braccia e siediti sui talloni. Torna pancia a terra e ancora sali, scendi e espirando siediti, schiena rilassata. Inspira e torna pancia a terra e continua. Continua con un movimento fluido e armonico. 3, 2, 1. Ora posizione prona. Sali in cobra facilitato e scendi. Ancora. Sali, non distendere completamente le braccia e scendi. Mantieni sempre le gambe tese e ben salde a terra. Glutei forti, gambe tese. Espira, sali. Inspira e scendi. Ancora 3, 2, 1. Ora distendi le braccia, gomiti indietro e distendi. Indietro e distendi. Mantieni il petto sollevato da terra. Prendi aria, fuori aria e porta dietro. Qui prendo e qui butto fuori. Spalle basse e resisti. Gambe tese e piedi in estensione. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Da qui stendi le braccia ai lati dei glutei, eleva le gambe e rimani in questa posizione. Posizione isometrica. Glutei contratti, addome contratto e continua a respirare. Gambe tese e piedi in estensione. Mantieni questa posizione statica ancora 10 secondi. 5 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Lentamente rilassa e sali in posizione a V rovesciata. Le gambe e le braccia restano tese. Schiena ben allungata, glutei che spingono verso il soffitto. Avvicino il più possibile i talloni a terra e respiro. 10 secondi. 3, 2, 1. Recupera e lentamente alzati in piedi. Tre, due, uno, braccia tese sopra la testa, flessione del busto sulle cosce e sali a schiena dritta. Ancora, scendi a schiena dritta e risali. Prendi aria, scendi, fuori aria e risali. Sposta leggermente i glutei indietro mentre fletti il busto sulle cosce. Braccia tese per tutto il movimento. 2, 1. Ok, benissimo. Ora ancora flessione. Da questa posizione molleggia con le ginocchia mentre porti le braccia avanti e indietro. Avanti e indietro. Movimento dinamico e preciso. La schiena è sempre ben dritta e allungata. Testa in linea con la colonna e vado.
Quindi distendo le gambe, poi piego le ginocchia, distendo e piego. Ancora. 2, 1. Ok, rilasso. Posizione retta, braccio su, scendo un braccio, il corpo lo segue, risali con un braccio, con l'altro e cambia lato. Inclinazione da un lato, risalgo e dall'altro. Risalgo ancora e continuo. Fuori aria in flessione laterale, torno e prendo aria. 3, 2, 1. Ora gambe unite, a ginocchia piegate, torsione controllata verso un lato e l'altro. Mantengo la schiena dritta e le mani in appoggio sulle spalle e vado destra-sinistra. Fuori aria nelle torsioni. Ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1, distendo le gambe, ora due volte ginocchio al petto e cambio lato. Movimenti dinamici e controllati. Due volte destro, due volte sinistro. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ora mani dietro la testa. Torsione alternata elevando la gamba in cui eseguo la torsione. Espirando torsione, inspirando torno. Movimento veloce, dinamico e preciso da un lato e dall'altro. Il piede della gamba che si eleva in alto è sempre in estensione. Continua. Ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ok, ora inspira, sali. Espirando, flessione sulle cosce, lentamente, mani a terra. Roll up a ginocchia piegate, quindi risalgo lentamente. Inspira, sali. Espira, scendi. Curva della colonna e risali. Ancora cresco con le braccia, flessione controllata a gambe tese, a ginocchia piegate e risalgo. Ancora prendo aria, fuori aria scendo, a ginocchia piegate e risalgo. Benissimo, ora gamba destra indietro, mani dietro il capo, scendi, torsione a sinistra, torna e risali di nuovo. Scendi, torsione, torna e sali. I piedi restano sempre nella stessa posizione. L'affondo è sul posto, quindi espirando torsione, inspirando risali. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1. Ora cambiamo, gamba sinistra indietro, come prima, scendi, torsione, torna e risali, scendi, torsione sempre sulla gamba avanti, torna e sali ancora, giù, fuori aria, torno, salgo e prendo aria, continua, ancora 10 secondi. 5 secondi ora e siamo a 3, 2, 1. Ora posizione eretta, cresco con le braccia, abbandono e scendo. Ancora, cresco, abbandono e scendo. A gambe tese cresco, a ginocchia piegate e scendo. Abbandono completamente il corpo sulle cosce quando scendo e continuo. Ancora 3, 2, 1, ora gamba destra indietro, da qui scendi flettendo le braccia e risali, scendi e risali. Mantieni il piede dietro in appoggio solo sulla punta, controlla discesa e risalita tramite la respirazione e la concentrazione sull'addome.
Fuori aria scendo, prendo aria, salgo. Fuori e dentro. Fuori e dentro. Ancora 3, 2, 1. Ok, cambia ora gamba sinistra indietro. Scendi flettendo le braccia e risali. Scendi e risali. Fuori aria e prendi. Fuori e dentro. Continua. Il piede della gamba dietro sempre in appoggio solo sulla punta. Schiena dritta e spalle basse. Ancora 10 secondi. Resisti. 3, 2, 1. Ora posizione eretta, braccia avanti, plie apri, chiudi sulle punte e ancora plie apri, chiudi sulle punte e torna ancora giù, su, sali e scendi. Ancora fuori aria, qui prendo e ancora fuori, dentro e sali. Continua. 5 secondi. 3, 2, 1. Ora scendi in plie squat, braccia aperte, inizia con dei piccoli molleggi con le braccia e le gambe. Il bacino scende, le braccia salgono e viceversa. Le ginocchia sono in apertura. Mantieni la schiena dritta e respira. Testa allineata con la colonna. Ancora 3, 2, 1. Ora inspirando cresco con le braccia, espirando scendo in plie squat. Ancora inspiro salgo, espiro scendo in croce. Ancora piedi a 45 gradi, le ginocchia seguono la linea delle gambe, quindi ginocchia in apertura sia quando scendi e sia quando risali. Espiro, scendo, inspiro e salgo. 3, 2, 1. Ora posizione eretta, braccia aperte, scendi lentamente abbracciando il corpo, abbraccia e torna, risali. Ancora scendi, un abbraccio, apri e risali. Espirando scendi, ti abbracci completamente, inspirando risali e continua, scendi, stendi le gambe e risali, 10 secondi, 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, ok, recupera e preparati in posizione supina, piedi appoggiati a terra. Tre, due, uno, mani dietro la testa, espira, sali, inspira, scendi, espira, sali, inspira, scendi, gomiti in apertura, le mani non spingono il capo ma lo sorreggono solamente, la spinta per risalire è dall'espirazione profonda, quindi fuori aria salgo, prendo aria e scendo, 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, ok, distendi gamba destra e braccio opposto, espira, sali, inspira, scendi, espira, chiudi, inspira, distendi. La gamba che sale al piede esteso, movimenti lenti e controllati dalla respirazione. Chiudo, fuori aria, distendo e prendo aria. Cinque secondi, 3, 2, 1, rilassa, gambe in flex, sali stendendo gamba e braccio destro, blocca il braccio in molleggio e continua a muovere la gamba destra che si flette e si distende. Si flette e si distende in modo molto dolce, entrambi i piedi in estensione e continua, addome teso. Ricorda di non spingere la nuca con la mano, respira e continua. Ancora 5 secondi.
3, 2, 1, rilassa e inizia con delle leggere trazioni delle ginocchia sul petto alternando destro e sinistro. Testa su, spalle sollevate da terra, addome teso. Espirando porta il ginocchio al petto ed inspirando cambia lato. Continua, afferra un ginocchio e l'altro. Un ginocchio e l'altro. Ancora 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, rilassa, schiena a terra, da qui sali in ponte e distendendo le braccia portale verso l'alto e verso il basso, quindi dietro la testa e i lati dei glutei. Mantieni il ponte isometrico, si muovono solo le braccia. Braccia tese che si spostano in alto e in basso. In alto e in basso. Continua. Ancora 10 secondi. E siamo a 3, 2, 1. Ferma il movimento, quindi afferra il ginocchio destro e inizia con delle piccole circonduzioni. L'altra gamba resta appoggiata a terra e respira. Collo rilassato, occhi chiusi se vuoi. Continua. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1, rilassa, poi espira, spalle su. Traziona le ginocchia al petto in modo alternato, destro e sinistro. Traziona una gamba e poi l'altra. Afferra la parte esterna del ginocchio e la parte interna della caviglia. Piedi sempre in estensione. Testa e spalle sempre sollevate da terra. Si muovono solo le gambe, destro o sinistro. Continua. Ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ok, recupera e resta a schiena terra. Accavalla la destra sulla sinistra. Mani dietro la testa, espira, sali, inspira e scendi. Sali, appoggia la punta del piede quando scendi e continua ancora, sali e torna. Fuori aria, sali, torna e prendi aria. Entrambi i piedi in estensione. Non spingere con le mani, ma sali tramite l'espirazione profonda. Continua, 3. 2, 1, recupera, resta schiena a terra, ora ripetiamo dall'altro lato. Distendi gamba sinistra e braccio opposto, espira, sali, inspira e scendi, sali, e scendi ancora fuori aria, chiudi bene e distendi la gamba che sale al piede esteso. Movimenti lenti e controllati dalla respirazione. Fuori aria, salgo, scendo e prendo aria. Continua. 5 secondi. 3, 2, 1. Ora sali stendendo gamba e braccio sinistro, blocca il braccio sinistro in molleggio e continua a muovere la gamba che si flette e si distende. Si flette e si distende. Il piede della gamba che lavora in estensione. Ricorda di non spingere la nuca con la mano, addome teso e continua. Ancora 3, 2, 1, rilassa e inizia con delle leggere trazioni delle ginocchia sul petto, alternando destro e sinistro. Testa su e spalle sollevate, addome teso,
Espirando sali con il ginocchio. Inspirando cambia lato. Fuori, prendi, fuori, prendi e fuori. Ancora, continua. E siamo a 3, 2, 1. Ok, rilassa. Avambracci in appoggio a terra, spalle basse. Da qui stendi una gamba e poi l'altra. Quindi sfiora terra e risali mantenendo l'addome teso e la respirazione. Quindi fuori aria, prendi aria, fuori e dentro. Continua, spalle basse. Ancora 10 secondi, resisti, entrambi i piedi sono in estensione. Ancora 3, 2, 1, ferma il movimento, schiena a terra, afferra il ginocchio sinistro e inizia con delle piccole circonduzioni. L'altra gamba resta appoggiata a terra, collo rilassato e respira. 5 secondi. E siamo a 3, 2, 1, rilassa, ora avambracci in appoggio, spalle basse ed esegui delle sforbiciate a gambe tese, piedi in estensione, addome forte e respira. Ancora 10 secondi, resisti, 5 secondi. 3, 2, 1, ok, recupera e resta schiena a terra. Tre, due, uno, ora accavalla la sinistra sulla destra, espira, sali. Inspira, appoggia la punta del piede e scendi, ancora sali e scendi, chiudi e torna. Come prima, fuori aria sali, prendi aria e scendi. Piedi in estensione, anche qui non spingere con le mani ma sali tramite l'espirazione profonda. Fuori aria sali, prendi aria e scendi. Ancora 3, 2, 1. Ok, recupera, lentamente passa in posizione prona con gli avambracci appoggiati ai lati del petto. Tre, due, uno, da questa posizione effettua tre molleggi con il piede steso e tre con il piede flesso, sempre con la stessa gamba. 3 piede steso, 3 piede flesso, ancora, 1, 2, 3, torno, 1, 2, 3 e torno, sempre stessa gamba, spalle basse, molleggi dinamici e continui, 10 secondi e siamo a 3, 2, 1, cambia gamba, sempre tre molleggi con il piede steso e il piede flesso. Ancora, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, esteso, flesso, esteso, flesso. Spalle sempre lontane dalle orecchie e respira. Continua. 10 secondi ora. E siamo a 3, 2, 1. Ok, benissimo, recupera e preparati in posizione sul fianco sinistro. Tre, due, uno, a gamba flessa, fai scorrere la gamba avanti e indietro mantenendo l'altra gamba a 90 gradi. La spalla del braccio in appoggio lontana dall'orecchio e mantieni la respirazione.
Fuori aria porto il ginocchio in avanti, prendo aria e lo porto indietro. Allineo il ginocchio con la coscia e vado in avanti. Allineo e vado in avanti. Ancora 3, 2, 1. Ok, ora sdraiati completamente sul fianco, punta del piede destro appoggiata e inizia con piccoli molleggi a gamba tesa, mantenendo il piede in flex e l'altro piede in estensione che appoggia solo sulla punta. Continua, gamba tesa, piede in flex e molleggia, su e giù con dei piccoli molleggi. Ancora 3, 2, 1. Ora la gamba tesa si flette e appoggia davanti, l'altra si stende, fletti ed estendi mantenendo sempre il piede in flex. Fletti ed estendi in modo lento e controllato. Cerca di non scendere ma resta su con la gamba che si distende e si flette. Si distende lentamente e si flette lentamente. Continua. Tre, due, uno. Ok, recupera e preparati in posizione seduta a gambe tese. E siamo a 3, 2, 1. Da qui afferra una caviglia spostando il corpo indietro e leva la gamba. Scendi lentamente e cambia gamba. In posizione teser la gamba resta sempre tesa, quindi espirando elevi la gamba, scendi e prendi aria, cambia, sali e scendi ancora, eleva a gamba tesa e torna, alterna come sempre gamba destra e sinistra. E siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera e preparati per ripetere tutto sull'altro lato. Tre, due, uno. Ok, a gamba flessa fai scorrere la gamba avanti e indietro, mantenendo l'altra gamba a 90 gradi, la spalla del braccio in appoggio lontana dall'orecchio, mantieni la respirazione, quindi fuori aria, ginocchio in avanti, prendo aria e lo porto indietro. Quando lo porto indietro allineo il ginocchio con l'anca e continuo. Ancora 3, 2, 1, ora sdraiati completamente sul fianco, punta del piede sinistro appoggiata e inizia con piccoli molleggi a gamba tesa, mantenendo il piede in flex e l'altro piede in estensione che appoggia solo sulla punta. Piccoli molleggi su e giù, piede in flex, gamba tesa, mano che sorregge il capo e continua. Ancora 5 secondi, 3, 2, 1, ora la gamba tesa si flette e appoggia davanti, l'altra si stende in alto, fletti e estendi, fletti ed estendi ancora, mantenendo sempre il piede in flex, fletti ed estendi in modo lento, controllato e preciso. Cerca come sempre di non scendere, ma resta su con la gamba che si flette e si distende. Ancora 3, 2, 1. Ok, rilassa, recupera e preparati in posizione seduta. Tre, due, uno, mani dietro,
Da qui sali in ponte stendendo il fianco. Scendi. Ora sali e distendi l'altro fianco, quindi alterna fianco destro e sinistro. Stendi bene il braccio e sguardo rivolto sempre verso il basso. Alterna l'estensione del fianco destro e sinistro in modo preciso e lento. Quindi scendi, cambia, risali, distendi bene, allunga e torna. Ancora cambia, allungati molto bene prima di tornare. Ancora 3, 2, 1. Ok, recupera e preparati in posizione seduta sui talloni. Uno, dalla posizione plank, prima di tutto, apri e chiudi la gamba sinistra. Ora circonduzione del ginocchio e la destra. Apri e chiudi, ginocchio al petto e circonduzione. Ancora, sinistra, circonduzione, torna, destra, apri e chiudi e circonduzione. Quindi alterna un'apertura e chiusura della gamba a una circonduzione del ginocchio che si porta al petto. Continua, alterna destro e sinistro. Spingi bene con la punta del piede appoggiato a terra quando esegui le circonduzioni. Tre, due, uno. Ora lentamente pancia a terra, stendi le braccia in cobra. Piccolo tuffo lanciando le braccia. E ancora sollevo e vado, sollevo, ancora piccolo tuffo, distendo le braccia e risalgo, ancora piccolo tuffo, distendo le braccia e risalgo. Mantieni la testa sollevata dal tappeto quando ti tuffi in avanti. Continua. 3, 2, 1. Ok, recupera, resta in posizione seduta sui talloni. E siamo a 3, 2, 1, plank, poi posizione a V salendo con una gamba, fletti, distendi e torna in plank. Cambio lato, l'altra gamba, si flette, si distende e torna. Quindi alterna sempre gamba destra e sinistra, sali, fletti, estendi, torna e cambia lato. Piede in estensione quando elevi e fletti la gamba. Ancora, plank, spingi, sali, fletti ed estendi. Ok, benissimo, cambia gamba. Stesso esercizio, quindi dalla posizione a V, fletti e distendi la gamba e torna. Stessa gamba, fletti, distendi e torna ancora, sali, flessione, estensione e torna in plank. Continua. Tre, due, uno. Rilassa un momento. Da qui risali in plank ed inizia ad avvicinare un ginocchio al petto alternando i lati destro-sinistro. Espirando incurva bene la schiena e porta le ginocchia al petto. Spingi bene con la punta del piede, risucchia l'ombelico, incurva bene la schiena. Ancora, chiudi e cambia. Chiudi bene e cambia. La schiena si incurva molto bene prima di tornare in plank. 3, 2, 1, rilassa. Ora quadrupedia in sospensione, quindi eleva le ginocchia ed inizia ad incrociare le ginocchia al petto. Il ginocchio destro si avvicina al gomito sinistro e viceversa. Anche qui risucchia l'ombelico per facilitare la salita delle ginocchia.
Non appoggiare mai le ginocchia a terra, sempre in sospensione continua. Alterna destro e sinistro. Braccia tese per tutto l'esercizio. E siamo a 3, 2, 1. Ok, rilassa un momento, pancia a terra. Mani ai lati del viso. Eleva le gambe e scendi. A gambe tese, sali e scendi. Mantieni le gambe tese con i piedi in estensione. Espira, sali. Inspira, scendi. Fronte sempre ben appoggiata a terra. 10 secondi, resisti. E siamo a 3, 2, 1. Ok, rilassa un momento. Poi risali a gambe tese e inizia con dei piccoli pulsi a gambe tese. Mani sotto la fronte, piedi in estensione e respira. Ancora 10 secondi, resisti. 5 secondi e siamo a 3, 2, 1. Ok, rilassa, recupera e preparati in posizione seduta. Tre, due, uno, sali a braccia tese, porta un ginocchio al petto alternando i lati, destra e sinistra. Mantieni le spalle basse, sguardo fisso in avanti, addome teso e la respirazione, quindi espira sali, inspira scendi. Fuori aria sali, prendi aria e scendi e continua. Ancora 10 secondi, resisti. Piedi sempre in estensione. 3, 2, 1, rilassa. Ora scendi schiena a terra. Afferra la gamba, altezza caviglia e inizia a portare le gambe al petto alternando destro e sinistro. Gambe tese, addome contratto. Espirando sali, inspirando cambia gamba. Piccola trazione della gamba al petto, lascia. E cambia. Piccola trazione della gamba, lascia e cambia. 3, 2, 1, rilassa. Ora lentamente sali in ponte, eleva la gamba destra, sali, scendi mantenendo la gamba tesa con il piede esteso e continua. Sali, scendi e ancora sali e scendi. Mantieni la coscia destra e sinistra allineate. Non salire troppo con la gamba destra. 10 secondi. E siamo a 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, rilassa. Ora eleva la sinistra a 90 gradi. Eleva e abbassa le braccia. Scendi, risali. Eleva e abbassa le braccia, ancora, torna, sale l'altra gamba, eleva e scendi, alterna gamba destra e sinistra, espira sali, inspira scendi, continua. Ancora 10 secondi, 5 secondi ora e siamo a 3, 2, 1, ok, recupera e lentamente sali in posizione seduta. Ripetiamo dall'altro lato con piccole variazioni. 3, 2, 1, sali a braccia tese, ginocchio al petto, estendi e scendi. Alterna destro e sinistro, sali, estendi e scendi, sali, estendi e scendi. Ancora. Sguardo fisso davanti a te, addome teso, espira sali, inspira scendi, piedi sempre in estensione, resisti, braccia tese, spalle basse, 10 secondi,
E siamo a 3, 2, 1. Ora lentamente ci portiamo sulla schiena. Da qui, espirando, torsione gomito ginocchio, piccola tenuta, torna e cambia lato. Mantengo, torno e cambio, quindi alterno ginocchio destro e sinistro. La gamba opposta alla torsione è tesa, addome contratto, resisti. E siamo a 3, 2, 1. Ok, rilassa. Ora sali in ponte, eleva la gamba sinistra, sali, scendi, mantenendo la gamba tesa e continua. Sali, scendi, risali e riscendi. Braccia lungo i fianchi, ben posizionate a terra. Mantieni la coscia destra e sinistra come prima, sempre allineate. Piede della gamba tesa esteso e continua. Su e giù. 3, 2, 1. Ok, rilassa, mani dietro la testa, sali in ponte, scendi, ginocchio al petto e ancora. Sali in ponte, scendi, l'altro ginocchio sale e torna, ancora. Sali in ponte, appoggia giù, sale un ginocchio, torna, sali in ponte, scendi, sale l'altro ginocchio e torna. Quindi alterniamo come sempre ginocchio destro e sinistro. Respira. Dieci secondi. 5 secondi. 3, 2, 1. Ok, recupera. Lentamente preparati in posizione seduta. Tre, due, uno, posizione plank, da qui V rovesciata, sali e scendi, ora ginocchio al gomito opposto e ancora posizione V, sali sulle punte, scendi, ginocchio al gomito opposto e ancora, sali e scendi sulle punte, ginocchio al gomito opposto e risali, su, giù, sale il ginocchio, incrocia bene e torna. Sali sulle punte, scendi, avvicina il ginocchio al gomito opposto e ancora, continua, alternando come sempre i lati destro e sinistro. Spingi bene con le punte dei piedi per salire e scendere nella posizione a V rovesciata. Continua. E siamo a 3, 2, 1. Ok, recupera e resta in posizione. Tre, due, uno, posizione plank, ora passa in V rovesciata, ora due volte ginocchio al petto, uno, due, riscendi, sposta il peso sul braccio, equilibrio, apri e torna, ancora due volte, ginocchio al petto, uno, ginocchio al petto, due, torna, sposta il peso, apri bene il braccio, equilibrio e torna, ancora, stessa gamba, ginocchio al petto, torna, sposta il peso, appoggia bene la pianta del piede sulla gamba tesa e apri, ancora, appoggia e ancora, ginocchio, ginocchio, torna, sposta il peso, apri bene, questo è l'ultimo, e torna, benissimo. Ok, recuperiamo, preparati per ripetere lo stesso esercizio dall'altro lato con una piccola variazione.
3, 2, 1. Ora come prima, posizione plank. Da qui ginocchio al petto, 1, distendo bene in alto la gamba, 2, distendo bene in alto la gamba, 3, sposto il peso, apro, equilibrio e torno. Quindi ginocchio al petto e distendo bene in alto, ginocchio al petto e distendo bene, sposto il peso, equilibrio e torno. Ancora ginocchio al petto, slancio indietro, ginocchio al petto, slancio indietro, torno, appoggio bene la pianta del piede e apro. Ancora ginocchio al petto, 1, 2, sposto il peso e apro. Benissimo, facciamo l'ultimo. Ancora ginocchio al petto, distendo, ginocchio al petto, distendo, ginocchio al petto, ruoto, apro, tengo un attimino e torno. Benissimo, ottimo lavoro, complimenti. Ora un po' di allungamento. Tre, due, uno. Da qui sali lentamente in V-rovesciata, inizia a molleggiare con le ginocchia, alternando destro e sinistro. Respira. Tre, due, uno. Ok, ferma il movimento, scendi, petto sulle cosce, fronte a terra, appoggia le mani, rilassa la schiena e respira. Tre, due, uno. Risali lentamente, passa in posizione seduta, porta il piede sulla parte interna della coscia opposta, scendi lateralmente distendendo il braccio e respira. Tre, due, uno, lentamente sciogli e cambia lato. Piede sulla parte interna della coscia opposta, scendi lateralmente distendendo il braccio e respira. Tre, due, uno, sciogli e lentamente passa in posizione quadrupedica, fronte a terra, glutei alti, ora fletto le braccia mantenendo i palmi uniti e respiro. Tre, due, uno, sciogli, ora fai passare il braccio sotto il corpo, appoggia bene la spalla a terra e resta in posizione. L'altro braccio teso. Tre, due, uno, cambia lato lentamente, braccio sotto, spalla appoggiata al tappetino, glutei alti e respira. Mantieni il braccio disteso in alto, respira. E siamo a 3, 2,
1, piano piano torna. Complimenti, il tuo allenamento è terminato. Noi ci vediamo nel prossimo video. 2K.